In modo che tutto mi sembri, in modo da precipitarmi nell'immediato, nell'atto, che è il contrario dell'azione, che sgambetta l'azione. L'autosgambetto è un dribblare il medesimo, ecco, e quindi l'identico. Non parliamo dell'io poi, ma anche la storia. Questo, cioè, tutto ciò c'è nel Mal dei Fiori. Uno può scrivere anche in salentino, in provenzale, ma è giusto. Allora io ho scritto, ho dovuto lavorare molto, perché anche se sono tre pagine, ma sono in provenzale. In provenzale purissimo. Quindi da sempre mi sono interessato alla filologia romanza, ma l'avevo persa, ho dovuto recuperarla. Perché parlando dell'amor cortese ho voluto scrivere da trovatore, mi spiego, da troviero, da trovatore. I trovieri erano quelli che cantavano i testi dei trovatori, non erano i propri testi. I trovatori cantavano i propri testi, i trovatori, ecco. Allora dovevano fare i conti con le coblas, con le cose, con tutto l'armamentario, diciamo, della lingua d'oca. E limusino, ecco. Eppure ho avuto l'umiltà di farlo, e questo bisogna essere umili. Il genio è qualcosa d'umile, d'umilissimo, e vuol dire terra, humus, questo è il genio, non ha talento, non c'è nulla da spiegare. 3.000 anni fa, non mai ero. Ha ragione Buttafuoco, dice, cioè, è greca come opera. È scritto in greco, la chiave è tutta lì. In alta zona sono provenzale, sono nel 1100, va bene, tempi da Arnaud Daniel. In alte sempre François Villon, in alte sono con Rabelais, in alte sono contemporaneo, ma nemmeno, perché si tratta della ricerca di un italiano alto, quindi no. E comunque retrodatato. Non è un italiano del Novecento, quello che io, quello da me adoperato, direi io mi secca sempre, comunque, per intenderci bisogna dirlo, va bene. Cogito ergo est, mi pare dicesse Nietzsche. E proprio con Borges sono d'accordo sulla anacronismo deliberato e sull'attribuzione erronea, addirittura. Quindi non mi sento contemporaneo, non so cosa avrebbero detto, queste sono curiosità da caffè, ma io non frequento più niente, né caffè, né nelle, mi spiego, niente. Sono un monaco, prima sono stato un monaco che parlava a se stesso nell'orecchio in pieno mercato, per dirla sempre con Federico. Adesso sono un monaco che proprio col mercato non ha più niente a che fare, non parla nemmeno più a se stesso in pieno mercato, e forse non parla più nemmeno con se stesso, perché noi già da soli siamo una moltitudine, una ressa, una folla. Questo è l'argomento del secondo libro, più agile, più snello e più oscuro, senz'altro, magari, ma non è che uno cerchi l'oscurità. Dipende dal lettore, dalla qualità della chiosa di chi legge, del chiosar di chi legge. L'autore non esiste, nessun autore di qualcosa. Noi pensiamo una cosa, il nostro è l'intento, dice Shakespeare, ma l'esito no, appunto, no? Quando anche Leopardi, quando avrà scritto, ma è altro. E poi, parlando di rovine, la Ginestra, eccetera, siccome era ben riuscito il tutto, si sarà fregato le mani, senz'altro, dall'allegria d'aver ben prodotto, ecco. E perché se l'opera d'arte non siamo nessun autore di qualcosa. Se qualcosa è l'equivoco di quale. Siamo visitati da significanti tali, noi, i nostri significati che vogliamo lì mettere su pagina, dall'intento alla grafia, proprio a amanuense, si deformano.
Grazie a Dio si deformano, non prendono forma, ecco almeno, ecco, ma almeno si e ci deformano. Ne deformano l'intento. Per cui davvero la vita finisce, come dice Sofocle, nell'Edipo, dove comincia? Semmai cominciò. È l'arte in genere proprio. La creatività, la creazione, tutte queste cose. L'espressione artistica è una cosa ripugnante, ecco. Ma parliamo poi della comunicazione, laddove l'arte diventa proprio sociale, civile, si prostituisce a tutto, mentre dovrebbe davvero farsi da parte, saltare nella differenza. Francis Bacon, un esempio, ecco, la sensazione, come ha detto Gilles Deleuze sempre, a proposito di Bacon, quelle non sono immagini. La differenza fra il concetto di immagine è platonico e neoplatonico è aristotelico. Cioè, quando si parla di immagini della mente, in Platone bisogna sempre riferirsi a delle icone, a delle figure. Nella tabula rasa invece aristotelica, è contro l'immagine, assolutamente. L'immagine non è altro che il corpo scritto. Soma scritto e scrivente, altro grande nel senso di impegnativo capitolo del Mal dei Fiori, sul corpo, sui corpi, e dopo l'anatomia esamino anche i corpi scritti. Ecco la difformità del Rigoletto, questo filo rosso che c'è dentro, perché Rigoletto come infortunato, come gibboso, quindi sembra condannato, grazie al cielo, agli dèi, al singolo fotogramma. E non ha la disinvoltura del cinema, dei circa 24 fotogrammi al secondo, o 25 televisione. No. E lì si fa la differenza appunto tra corpo scritto e scrivente anche sulla pagina. Il caso di Tribulè, Rigoletto, cioè deformato, quindi immobile, no? Questa immobilità la troviamo solo nel porno. La morte della poveraccia femmina, moglie, non era una buona moglie, insomma, quando era al villaggio ancora sconosciuto, Tribulè, perché è esistito davvero, questo giullare alla fine del 400, sotto Francesco I, quella pagina del poema, laddove sboccia il primo amore. Proprio perché negli occhi vitrei di lei che è morta finalmente, ecco che lui se ne innamora. Perché? Perché per la prima volta una morta non può constatare i suoi difetti, lo rende quindi invisibile, lui diventa invisibile agli occhi di lei morta. È una pagina di altissima poesia, o almeno che ha una sua grandezza. Tutto il resto è davvero poesia, allora, ecco.